2005, una deliziosa Miss Italia, tra le più ricordate e non solo per il suo sorriso. Tutta l'organizzazione del festival ha preteso la sua presenza, Danny Mendez. Un applauso! Eccoci, buonasera Piombino, un applauso! Soltanto di canzoni, ma si parlerà anche di moda, moda, e parliamo subito di danza, perché la sigla iniziale è stata interpretata da un corpo di ballo di cui Sara Chiarei potrà darci specifiche indicazioni. Sì. Allora, ti iscrivi anche tu? Sì. Ok, allora al centro studi danza di Monica Guerrieri. Ora vorrei subito richiamare le ballerine. Si ricorda che il Centro Studi Danza opera, pensate, da 22 anni nella nostra città e da oltre 10 anni collabora con il maestro coreografo Steve Lachance. Eccole qua, le nostre gli angeli bianchi, vogliamo fare un applauso a queste voi giovanissime. Molto brave, però le rivedrete, ora dovete applaudirle, ma le rivedrete più tardi con un'altra coreografia tratta dal notissimo musical Notre Dame sulle musiche di Riccardo Cocciante. E poi il Centro Studi Danza sede a Piombino, come dicevamo, in via Rita Garibaldi numero 5, e ricorda a tutti quanti che da lunedì 12 settembre apriranno le iscrizioni ai corsi di danza classica e jazz. Quindi e posso andare anch'io? No, devi. Io hai speranze? Io voglio imparare a fare il Grand Batman Jeté du Four de Froid Chocolaton. Le frotté de Froid di Jean-Luc Sansa Barona. La spaziale dei passi di ce le ricordi? Tu hai detto appunto che hai conosciuto questo pomeriggio, giusto? No, volevo ringraziare loro perché devo dire come organizzatore sono giovanissimi e ringrazio a De Luca Crescenzo, quindi un applauso sinceramente di cuore. Giovanni Germanelli e Yuri Mariti. E Yuri Mariti, per dire questa cagata in radio e per andare a finire sulla settimana enigmistica, sicché che tutti vanno i denti neri, occhiali, le corde. Quelli sono i due motivi per cui vorrei diventare celebre, solo per quello. Solo per quello. Va bene, no, allora, appunto credo che tra poco inizieremo, sì, ricordo che stasera ci sarà, ringraziamo la nostra Saretta, che Sara, andrai giustamente perché ci sono gli ospiti, ci sono la giuria tecnica, quindi ci vediamo fra pochissimo, ciao! Ci presenterai la giuria, intanto ricordiamo... Ti devo dire che è un po' peperina, ho avuto già occasione di conoscere una professoressa famosa. Ce ne sono tanti personaggi famosi in giuria. Anche e li conosceremo tra pochissimo, ma prima dobbiamo invitare qui sul palco le nostre due accompagnatrici ufficiali, quelle che porteranno tutti gli artisti e accompagneranno gli artisti per stemperare la tensione che ovviamente sarà immancabile in una serata finale come questa. Allora loro si chiamano Silvia e Sirwan. Sirwan! Eccole qua, guardate che belle, ricordiamo che Silvia e Sirwan, così come la nostra Danny e Sara Chiarei, sono fasciate nelle splendide Miss offerte dal negozio, prego fatevi vedere, al mio negozio che si trova in Piombino, sono truccate dall'estetica di Tenerife. Guarda che cosa bello. Invece per quanto riguarda la nostra giuria tecnica, io do la buonasera a tutti quanti, loro sono Marco Bertogna, un bel applauso da parte della città di Piombino, della nostra presa costituzione, graditissimo, così come per Massimo Ionta, Gianluca Cerchiello, Mauro Di Carlo, Gianmarco Polsi. Tu veramente non ti adoro Piteri, questo è seccato. No, Piteri, non stia girato così di schiena, perché noi vediamo una chiappa così. Un davanti e un di dietro, dovete mettervi d'accordo.
fare così? No, prego. No, stiamo prego. Scherzando naturalmente, perché lei è molto simpatico, la seguiamo sempre e poi lei riesce a fare dei miracoli con quei ragazzi. Mi viene voglia di cantare anch'io, quasi qui. Dici, cioè praticamente come pensa, in buona salute o siamo al coma? Spari sulla croce rossa. Nel senso, ma io non sono molto contento di come vada soprattutto il mercato italiano. Infatti mi auspico sempre che ci sia tanti talenti, personalità, ma ci sia da parte di chi opera nel mercato, un'apertura mentale, che la qualità di questo è un po' personale. Hai molte voci che sono state convinte da Miglior arrangiamento, miglior testo, premio radiofonico, poi il primo classificato avrà un bellissimo contratto, ricordaci un po' di annuncio. Sì, perché praticamente il primo classificato di questa terza edizione potrà incidere addirittura 300 copie e realizzare il videoclip della canzone a Roma presso lo studio Start Studio di Roma, e chiaramente tutto questo a spese dell'organizzazione del festival. Io credo che questa sia l'opportunità e l'occasione veramente più importante per chi viene a partecipare a un festival del genere, perché poi parliamoci chiaramente, questo deve essere un trampolino di lancio. Tu gliele compri? Tutti i 300 devi comprare. Mi manchi davvero.
la dalla. Eppure, a rivedere le tue prime canzoni, troviamo Quando sei disperato, Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo e Malinconia. Non è che forse un po' di sfiga te la sei tirata da solo? Che dice? Senta, qual era la prima canzone, Disperato? Disperato. Vabbè, disperato, un po' disperati siamo tutti almeno una volta nella vita, si è proprio... Sì, ma Malinconia, voglio dire. Chi non è malinconico a questo? Ma? Non ne ho ancora sentite tutte, però no, credo proprio di sì. Ecco, e queste sere è in presente? La prima sera no, sono ieri. Giustamente, però insomma, mettendo insieme il poco che hai sentito adesso e quello che hai sentito ieri sera, compresi anche quelli esclusi, voglio dire, perché non è detto che coloro che non sono stati ammessi alla finalissima di stasera poi non abbiano, perché no, qualche merito anche in... Banche, ti hanno cacciato, no, perché sennò li campione. Ah, perché lavori a
canzone? Sono nato campione. Ah, benissimo. Stefano, invece questa canzone con quei testi, c'è un motivo? Voglio sapere. Ma... Sario?